Eccoci! Ciao a tutti e benvenuti. Io sono Alex e sono una wedding planner e sono qui ospite a fare gli onori di casa a casa di Francesco di That's Amore Photography, quindi grazie per questo compito. E siamo qui a parlare della preparazione della sposa. Questa sarà la prima di tre dirette, una oggi, una domani e una sabato, in cui affronteremo insieme ad altri professionisti e scopriremo insieme il perché la preparazione della sposa è sempre un caos, diciamo così. E quello che vogliamo fare noi in questi 3 giorni è aiutarvi a fare in modo che la vostra non lo sia. Sicuramente una delle parti fondamentali di questa cosa è la sinergia tra le persone che girano attorno a voi e chi farà parte di questa cosa con voi, perché sembra che a volte venga un po' sottovalutata, diciamo così, no? Noi la chiamiamo la location della preparazione della sposa, Francesco la chiama in questo modo e mi ha coinvolto in questa cosa proprio perché è una parte fondamentale che spesso viene sottovalutata. Fondamentalmente, gli sposi tendono a guardare spesso quello che è la location del loro matrimonio e sottovalutano questa parte fondamentale, che è la location della sposa. Anche perché, come lui mi insegna, una buona preparazione, una bella preparazione a livello sia emotivo, fa in modo che quello che è il racconto completo, poi fotografico, la trasformazione che la sposa vive, durante quelle 3 ore, sia un ricordo, insomma, veramente fondamentale. Quindi, grazie Francesco, e ora lo chiamiamo dentro. Ciao. Ciao, ciao Ale, ciao a tutti e ben Ciao. arrivati a questo primo appuntamento in diretta. Ti chiedo. Grazie, grazie intanto, scusami, ti interrompo per ringraziarti intanto di aver fatto gli onori di casa al posto mio. E volevo ringraziarti perché ci darai una mano in questi 3 giorni. Fondamentalmente svolgendo quello che è la tua attività solita durante i matrimoni, quindi coordinare un po', perché l'idea di questa diretta ovviamente l'ho avuta, diciamo, comunque cercando di coinvolgere 3 personalità molto importanti e quindi tu sarai il nostro trade d'union, il nostro gestore interno Sono un che ci po' il grande accompagnerà, quindi non... fratello del matrimonio io, un po' quello Esatto, esatto. E ci che accompagnerà in tutti e 3 questi appuntamenti che svolgeremo live da oggi fino a sabato. Prego. ti volevo chiedere proprio in relazione a questa cosa del racconto completo, che per me è molto importante sia dal punto di vista professionale, perché comunque sono, diciamo così, incarno un po' quella figura che veramente segue una coppia dall'inizio alla fine, quindi ha quest'idea globale di quello che è veramente il racconto completo del loro matrimonio, ma che nessuno mai prima di te si era preoccupato, diciamo così, di in un qualche modo fissare su carta. E se possiamo chiamarla così, perdonami la carta. Pensare su pellicola, potrebbe dire. Era un po' vintage questo termine, ma va bene. E quindi io trovo affascinantissima questa cosa perché rispecchia tantissimo quello che è la mia visione chiaramente professionale, ma quella che è anche la mia visione poi personale della vita, perché sono una persona estremamente legata ai ricordi e quindi trovo questa cosa estremamente straordinaria. Se ci vuoi spiegare un attimo che cos'è, che così facciamo anche capire alle spose, perché poi la preparazione della sposa è veramente fondamentale in tutto questo. Assolutamente. That's Amore Photography è uno studio fotografico che è nato con una particolarità, perché a fronte, diciamo, della miriade di offerte fotografiche che si trovano soprattutto in ambito matrimoniale, noi siamo nati con un'idea molto molto precisa, e cioè quella di riuscire a raccontare il matrimonio in una maniera inedita. Come lo facciamo questo? Lo facciamo attraverso il racconto completo, che altro non è che il racconto della giornata del matrimonio da prospettive molto diverse, quindi non solo tenendo gli sposi al centro di tutti gli scatti, ma dando la possibilità
a tutta una serie di figure che ruotano intorno al matrimonio, come gli invitati, di essere in qualche modo protagonisti del servizio e della giornata. E quindi non essere relegati al, diciamo, al ruolo marginale, diciamocela tutta, che molto spesso gli viene, anzi, nella totalità dei casi gli viene affibbiato, ma diventa un elemento, oserei dire, fondamentale per il racconto completo. E questo quindi ci permette di offrire ai nostri sposi, come ti dicevo prima, un racconto assolutamente inedito e per certi versi innovativo, perché è fatto di tutta una serie di immagini e di scenari che non siamo abituati a vedere. Questo chiaramente non vuol dire rinunciare per la coppia, per gli sposi, questo non vuol dire rinunciare a quelle foto diciamo fondamentali del matrimonio. Solo quelle, come diciamo, esatto. In media si hanno sempre, e poi diciamocelo, che quando tutti apriamo l'album dei genitori di quando si sono sposati, cioè vai a cercare il nonno coi baffi inquietanti, cioè vai a vedere quando, esatto, oddio, c'aveva i capelli che ora non ha più, insomma ti stupisci di certo del cuginetto piccolo, piuttosto che, purtroppo spesso queste cose, diciamo, in quello che è la fotografia matrimoniale standard, vengono un po' sottovalutate, insomma, quando a noi tutti invece poi piace avere quello che è questo tipo di cose, insomma. Assolutamente. Come dimenticare le spalline che negli anni 80 grazie famiglie per veramente averci tramandato quelle spalline anni 80, meravigliose. Ricordo foto di mia madre veramente stupende, fantastiche. Ecco, diciamo che ora quello... Ciao Barbara, ciao a tutti, grazie. Allora, quello su cui noi stiamo scherzando in questo momento, in realtà, se ci pensiamo, per chi magari, come ad esempio gli sposi degli anni 80, insomma 70, 80, quando questa cosa andava di moda, oggi quell'elemento, per quanto ci si scherzi su, in realtà diventa quasi un qualcosa di molto interessante per raccontare quel periodo. Ecco, quindi la spallina come simbolo degli anni... È un bel ricordo tramandato! Assolutamente. E questo chiaramente è in un piccolo, fra virgolette, o quantomeno in maniera un po' diversa, è quello che cerchiamo di fare. Quindi cerchiamo di, attraverso il racconto completo, creare davvero un racconto che congeli la giornata del matrimonio in maniera totale, cioè che non si limiti quindi solo alle foto canoniche, che non si limiti solo alle foto degli sposi, ma che consenta in un futuro di avere del materiale che davvero dà la possibilità agli sposi di poter mostrare a tutte le persone che cosa è accaduto quel giorno, quindi non solo... Credo sia evocativa una cosa che tu una volta mi hai detto, che è un po' come se fosse il punto di vista degli sposi, cioè quindi è il racconto non più fatto agli sposi, ma fatto dagli sposi della loro giornata, e questo credo che sia un po', diciamo così, la spiegazione più semplice, diciamo, in questo momento. Affinché comunque questa cosa avvenga, questo racconto completo, diciamo così, avvenga sia dal punto di vista comunque fotografico, ma anche dal punto di vista emozionale di quello che è la preparazione degli sposi, e soprattutto il momento della preparazione, essendo un momento fondamentale, perché quando suona il citofono ed è il fotografo, la sposa si rende conto che si deve sposare. Cioè è un po' così, no? A quel momento lei era un po' in questo, un po' coccolata, diciamo così, da tutta la situazione un po' eterea che le stava attorno. In quel momento, addio il fotografo! Cioè, io ho visto scene di mamme impazzite correre con le vestaglie, gente in condizioni allucinanti, oddio il fotografo, come se fosse l'incubo. E quindi, a maggior ragione, siccome la sposa si trova al centro di tante persone in quel momento, soprattutto di tutte le figure professionali che si occupano di lei in quelle tre ore, che sono la parte iniziale della giornata, è fondamentale che queste figure siano persone professionali, che siano in sinergia tra di loro, e che in un qualche modo comunque
facciano in modo che quelle 3 ore siano veramente, insomma, chi dell'opera, insomma, adesso non voglio rischiare di ripetermi. Quindi, detto questo, noi abbiamo coinvolto uno di questi grandissimi professionisti, siamo veramente fieri di averla con noi qui oggi. Assolutamente. Perché è un'icona di quello che è il trucco, sposa, il make-up, quindi tutta questa parte veramente importantissima. È una truccatrice professionista ed è la coordinatrice del settore formazione dell'Associazione Nazionale Truccatori. Insomma, è una persona straordinaria. Vado avanti, ve la presento, che è meglio. Eccola qui. Ciao Daniela! Non ti sentiamo, Dani! Aspetta! Ti vediamo, ma non ti sentiamo. Arrivano gli aiuti dalla regia. Ora mi sentite? Sì, ciao! Fantastico, perfetto. Ciao. Buonasera. Ciao, ciao cara. Grazie. Grazie. Grazie a te per essere qui con noi, davvero. Grazie. Allora, io vorrei partire, visto che io sono quella che un po' oggi rompe le scatole nel senso buono e vi fa qualche domanda, vi chiedo intanto quanto è importante la location dove si prepara la sposa, ma nel senso della gestione logistica e di quello che si può un po' incontrare durante questa situazione, quindi dal punto di vista del trucco proprio parliamo anche di una postazione tecnica che necessita di determinate cose. Quindi darei la parola a Daniela e farei dire a lei che cosa serve. Ok, grazie. Allora, intanto, noi truccatori come gli acconciatori siamo forse i primi che vedono la sposa il giorno del matrimonio. Io penso sempre che siamo onorati di poter essere accolti in questo spazio che è molto ricco di emozioni, è molto ricco d'amore, molto ricco di sentimenti veri, umani, no? È un aspetto molto che si sente moltissimo quando comunque si entra nella casa della sposa, quando si arriva la mattina o il pomeriggio che sia. Certo, la preparazione è un momento importante proprio perché è denso e ricco di tante emozioni, quindi avere un ambiente che sia utile per comodo e pratico soprattutto per riuscire a preparare la sposa in maniera fluida è fondamentale. Purtroppo questo non sempre avviene perché è una cosa a cui non ci si pensa. Sì, forse si pensa, vabbè, ma che serve una stanza? Si pensa magari alla stanza più bella o alla stanza più scenografica, ma non alla stanza più utile. Quindi non si pensa, per esempio, che è necessario avere uno specchio, è necessario avere una luce. Quindi quelli in tinta, Dani. Come? Pensano tutti al copriletto in tinta invece che alla finestra. Infatti, si pensa alle tende, alla stanza che ha le tende particolari o comunque l'allestimento del mobile con le foto, ricordo che per carità è molto bello dal punto di vista scenografico, ma poi arrivi e ti rendi conto che magari non hai lo spazio per appoggiare i prodotti del make-up. Quindi, ecco, a cosa fare attenzione in questi momenti? Allora, innanzitutto la luce. La luce perché è vero che un professionista si adatta un pochino a tutto, nel senso che mi sono ritrovata nella situazione in cui la sposa si sposava molto presto la mattina e di conseguenza quando sono arrivata fuori era ancora buio. L'appuntamento era alle 6:30 del mattino, fuori era buio e ahimè ho dovuto truccare con una bajour, quindi una piccola luce gialla che dava quindi una dominante cromatica sulla pelle terribile e lì chiaramente il professionista si adatta, riesce comunque a portare e a ottimizzare il prodotto, però è ovvio, non è la migliore delle situazioni, per cui sicuramente luce. Se siamo in ore della giornata favorevoli, luce naturale sarebbe l'ideale, luce naturale per cui bisognerebbe immaginare ad una postazione magari di fronte ad una finestra, di fronte ad una finestra con una luce, con una tenda bianca se possibile, in modo tale da non avere una luce proprio molto dura che crea delle ombre che poi rendono difficile la percezione del trucco. E se è possibile uno specchio.
Ci sono molte spose, devo dire, che amano l'effetto wow, per cui mi dicono no, non voglio vedermi, mi guardo alla fine. Quindi ecco uno specchio potrebbe essere sicuramente utile in questo senso, anche magari uno specchio da borsa, quindi uno specchio di dimensioni insomma non eccessivamente grandi, che possa essere comunque messo davanti alla sposa nelle varie fasi di preparazione. E poi sicuramente uno spazio comodo, che preveda uno spazio comodo per appoggiare i prodotti da trucco, perché per ottimizzare i tempi è molto importante avere a disposizione tutti i prodotti che servono per fare il trucco dall'inizio alla fine, e questo chiaramente richiede uno spazio per il fondotinta, per le tavolozze, per i pennelli. Quindi avere un piano in cui poter mettere in ordine i prodotti permette per esempio di velocizzare anche le varie fasi del trucco. È normale che se io devo tenere i prodotti in borsa, andare a cercare e prendere sempre dalla borsa le mie cose, il tempo si dilata e si perde tempo inutile. E poi chiaramente avere uno spazio ordinato in cui ci sono i prodotti, in cui si possono cogliere dal punto di vista fotografico i momenti del trucco, è nel racconto fotografico un bel ricordo poi da avere. Quindi sicuramente ecco una stanza sufficientemente luminosa, con degli spazi che consentono comunque il movimento attorno a dove sarà seduta la sposa per il trucco, sono importanti da prevedere ecco nella preparazione. È un ambiente, sì, diciamo, che immagino favorevole e non ostile. Assolutamente sì. Una delle cose, diciamo, che mi viene in mente sentendo quello che hai appena detto e pensando a quello che è il racconto completo che quindi noi realizziamo per i matrimoni, nel micro momento del trucco è anche quello del raccontare all'interno quindi della giornata anche la trasformazione di una persona. Una persona che alle 6:30 del mattino è nella sua fase di assoluta quotidianità, come è normale giusto che sia, e che invece dopo tutta la sessione di trucco fondamentalmente si trasforma e man mano diventa sempre più sposa, passatemi il termine. Ecco, quello che lo spazio vitale fondamentalmente serve anche a quello, cioè perché, per poter raccontare questa trasformazione, insomma, serve uno spazio dove il fotografo non intralci la truccatrice e che quindi dia anche al trucco la possibilità di muoversi nel modo più comodo possibile. Credo che, permettetemi comunque, questa parte sia una sorta comunque di racconto del backstage di qualcosa, cioè è un po' come una persona si prepara magari prima del backstage, prima del set fotografico, tra virgolette, anche se Francesco non mi picchiare, lo so che tu non fai qualcosa, quindi non chiudermi per questo, però era per una similitudine, comunque si diventa una parte veramente molto bella. Sì, è una parte bella comunque da ricordare. Io vi vorrei fare una domanda. Perché a me da wedding planner fanno spesso, le mie spose mi fanno sempre questa cosa che io poi rimando chiaramente alla makeup artist, perché è poi lei che deve spiegare questa cosa, ma io vorrei un trucco naturale perché non voglio poi fare la moral fail al matrimonio. E quindi mi fanno vedere foto bellissime di quelle ragazze sulle copertine dicendo vedi, lei non è truccata, non sapendo che lì dietro c'è un lavoro di non so quante ore, perché non ho più pallida idea, ma comunque un lavoraccio, e quindi non si rendono conto che poi quel risultato è dato sicuramente da realtà una cosa molto professionale, e la resa dal vivo e la resa sulla foto sono due cose completamente diverse, giusto? Vai, spiegatelo voi. Comincia. Vai, inizia tu, Daniela. Allora, sì, la copertina o la foto comunque del giornale è uno dei miti più difficili da sfatare, perché appunto non si tiene conto di questo, non si tiene conto che molto spesso la rielaborazione in post-produzione è fortissima, per cui determinati effetti poi nella realtà
non sempre, quando soprattutto si parla di moda, di fashion, non sempre poi si riescono ad avere nella vita quotidiana o nel giorno del matrimonio. E comunque, al di là di questo, sì, il trucco fotografico fondamentalmente, perché se pensiamo al trucco sposa, possiamo dire che il trucco sposa è anche un trucco fotografico, perché sarà fotografato e perché sicuramente ci saranno dei video. Quindi il trucco sposa deve sicuramente far sentire a proprio agio come un abito che calza perfettamente. Ma se non si vuole correre il rischio di apparire struccate, si devono utilizzare determinati accorgimenti che prevedono, tra le altre cose, l'intensità del trucco. Quindi un'ottima base, una delineazione degli occhi che magari al naturale potrebbe sembrare forte, ma che poi in realtà, quando viene ripresa dal mezzo fotografico, è percepita come un effetto naturale. Molto spesso mi rendo conto in fase di prova che quando utilizzo alcuni colori, come per esempio il nero, come per esempio il marrone molto scuro, un pochino si spaventano perché mi dicono: ah, ma no, ma così scuro, no, io voglio un trucco naturale. Ecco, bisogna considerare che alcuni colori, come appunto il nero, i marroni, tutti i colori terrosi, se utilizzati in maniera consapevole al fine di delineare gli occhi, sfumandoli in maniera morbida, in maniera naturale, danno poi l'effetto estremamente morbido anche in fotografia, facendo comunque percepire l'occhio ben truccato, le labbra ben definite, una base ottimale. Per cui ecco, molto importante in sede di prova, quindi in sede anche di preparazione, far capire questo, che se non vogliamo correre il rischio di sembrare struccate, dobbiamo avere, diciamo, una via di mezzo, no? Tra quello che è la voglia comunque di naturalezza, con però anche la resa fotografica che poi desideriamo avere, perché sarebbe poi brutto non riconoscersi perché troppo naturali e quindi sembrare proprio struccate. Questo è una cosa che io di solito in sede di prova spiego con un test fotografico, un test fotografico molto semplice, in cui fotografo il trucco e lo faccio vedere a monitor. Non credevo si vedesse così tanto, che si vedesse così poco. Questo molto spesso esemplifica, ecco, questa è la resa del tuo trucco quando poi viene fotografato. Certo, viene fotografato in condizioni di luce che non saranno quelle del matrimonio, è vero, però comunque fa capire la differenza che c'è tra quello che noi vediamo allo specchio, magari con una luce calibrata per il trucco, e quello che poi invece viene percepito e ripreso dalla macchina fotografica. Sì, diciamo, la differenza tra l'immaginario e quello che poi realmente viene impresso nelle foto, giustamente le persone nella media non hanno una corretta consapevolezza di quanto divario ci sia tra come ci vediamo e il come realmente veniamo ripresi dalla fotocamera. Poi, ecco, giusto per aggiungere una piccola parte un po' a quello che era il tuo discorso di apertura in relazione al trucco naturale per le riviste, molto spesso un altro aspetto che non si considera, ad esempio, è che quel trucco naturale viene pensato e realizzato per quel singolo scatto, mentre invece nella realtà oggettiva di un matrimonio quello che tu fai ovviamente non è rivolto ad una singola fotografia, bensì deve essere un qualcosa anche di durevole per tutta la giornata, e quindi sicuramente con dei presupposti, immagino, diversi. Un altro aspetto importante che molto spesso a cui si fa riferimento è quello dei programmi di fotoritocco, ecco, il Photoshop o altri programmi, insomma, vengono sempre citati in un qualsiasi servizio, demandando a loro, diciamo, un po' tutte le piccole informazioni. Le occhiaie, è sempre questo il... E io quello che rispondo scherzosamente, ma non troppo, dico: ok, Photoshop è un programma, ma non è un santo, insomma, non gli possiamo affidare i miracoli. E quindi, cioè, questo per dire fondamentalmente che
Sicuramente tutto ciò che è caratteristico di un'immagine può essere sviluppato, abbellito, reso più intenso, però di base ci deve essere comunque una base realistica, quindi una base vera di quello che può essere il trucco, comunque all'interno dell'immagine è appunto reale, perché Photoshop non crea, Photoshop migliora, semmai, e questo è un aspetto importante che molto spesso anche si tende a sottovalutare. Ora, io vorrei fare la solita wedding planner rompiscatole, nel senso che tutto molto assolutamente chiaro, ma una cosa che a me preme molto e che fa molto pressione su quello che è poi anche il mio lavoro e la mia professionalità, ed è uno dei terrori in assoluto, è la sposa in ritardo. Allora, siccome il mio soprannome che mi diede la mia sposa anni fa è signorina Rottermeier, ci sarà un motivo. Cioè, io su questa cosa sono abbastanza sensibile, sulla questione delle tempistiche. E, siccome comunque da wedding planner io la parte in cui compaio nella preparazione della sposa, diciamo così, è sul finire, perché sono qui la persona che si occupa di consegnare il bouquet, piuttosto che insomma andare a rincuorare la sposa, ma sono chiaramente presa tra location cerimonia, location, insomma, tutto quello che quando arrivo dalla sposa, la cosa che mi dico sempre prima di suonare il campanello è: ti prego, fa che sia tutto a posto così come deve essere, senza vedere scene di panico totale, perché sennò entri e vedi la gente che corre avanti e indietro e la sposa in realtà è indietro anni luce. Quindi in relazione a questo, ora la domanda che vi voglio fare è: quali sono i passi e quali sono le cose che bisogna fare per fare in modo che questo non accada, per fare in modo che, cioè, sfatiamo lo stomito della sposa in ritardo, insomma. Quindi come poter fare in modo che questo non accada, insomma. Ma allora, la sposa, anzi, la tematica delle tempistiche è secondo me un qualcosa su cui tutti sono estremamente sensibili, o meglio, si è sviluppata negli anni questa sorta di consapevolezza dove la sposa, volente o nolente, deve essere in ritardo, che quindi non fa riferimento a quei 5 minuti canonici, come anche giusto che sia, ma il ritardo molto spesso avviene perché fondamentalmente alla base c'è disorganizzazione. Non ho capito. Il caos che regna sovrano. Esatto, il caos. Io, guarda, prima di far rispondere Daniela, vorrei raccontare giusto questo aneddoto, perché mi è tornato in mente ora che ti ascoltavo mentre ti ascoltavo. Circa 5 anni fa, direi, 5-6 anni fa, in un matrimonio molto particolare, con sposi stranieri, insomma, il livello di caos e di emozione era così elevato che alla fine della vestizione eravamo rimasti in casa solo io e la sposa, e basta, non c'era più nessuno. L'autista, che era un amico, l'aspettava giù nel parcheggio del palazzo, e niente, eravamo rimasti solo io e lei. Stavo per andare via quando lei ad un certo punto mi guarda con questi occhi da cerbiatto impaurito e mi dice: io non ho ancora le scarpe e non riesco a metterle con l'abito. Quindi aveva un abito di quelli ampi, quindi non riusciva a piegarsi, poverina, per mettere le scarpe. Ovviamente gliele ho fatte indossare io. Adesso poi questo ha anche un risvolto comico, perché poi chiaramente per avere anche la foto di quel momento... mi sono fotografato le mani mentre le mettevo le scarpe. Però chiaramente lei era in quel momento, a lei non veniva tanto da ridere. Ecco, l'aspetto delle tempistiche fa male alla sposa, cioè il ritardo fa fondamentalmente male alla sposa, perché il ritardo genera caos, e generando caos tutte le persone che vivono il momento della preparazione risultano stressate. E questo a livello di ambiente incide tantissimo sul come le persone appunto vivono quel momento. Ora, bisogna aprire un po' uno spartiacque rispetto al tipo di fotografia che un fotografo realizza, però fondamentalmente per chi come noi
cerchiamo di intervenire il meno possibile all'interno delle scene per far sì che l'aspetto più emotivo di un momento venga fuori e venga fuori in maniera più forte. Avere un ambiente dove le persone sono stressate, sono agitate, sono spaventate per il ritardo che si accumula, ovviamente questo pesa in maniera molto molto negativa all'interno delle foto. Ora lascio la palla a te, Daniela. Beh sì, concordo. Molto spesso quando soprattutto il papà della sposa comincia a dire tardi, 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 dobbiamo andare, mi capita molto spesso, sento proprio la tensione che mi passa dal pennello alla mano e arriva una cosa che si percepisce in maniera forte. Come fare? Ma sicuramente l'imprevisto è sempre dietro l'angolo, questo è vero, può succedere, ma in linea di massima prima di tutto mantenere sempre la calma. Mentre stiamo truccando, percepire che c'è un ritardo e dobbiamo finire di mettere un eyeliner, per esempio, piuttosto che fare un contorno labbra rapidamente, ecco, mantenere sempre la calma, ma cercare di prevenire queste situazioni concordando gli orari che siano comodi e che tengano conto anche di un eventuale imprevisto che può succedere. Anche perché noi facciamo il trucco, è vero, però ci sono tanti momenti di interruzione, per cui il tempo necessario, che io di solito calcolo in un'ora, prevede anche quell'interruzione data dal fiore, dal mazzo di fiori che arriva, dal fatto che arriva un parente che non resiste, vuole salutare la sposa. Sono tutti momenti della giornata, della preparazione, che è giusto vengano vissuti. E quindi quando noi calcoliamo i tempi e fissiamo l'appuntamento per iniziare il trucco, in sintonia con quanto poi chiede anche l'acconciatore, è fondamentale, ecco. Se c'è la wedding planner, chiaramente siamo molto, ma molto avvantaggiati, perché è un aiuto non da poco nel dettare i tempi. In consulenza, quando mi chiedono vabbè a che ora ci vediamo, tra le domande che faccio è: ma tu di fatto a che ora devi uscire, a che ora arriva il fotografo, perché il fotografo vorrà fotografarti? E loro molto spesso vedono che sono un po' perplesse, non sanno di preciso come quali saranno i tempi reali della cosa, per cui il confronto tra, se c'è una wedding planner, sicuramente è preziosissima per riuscire comunque a coordinare tranquillamente gli orari. Per il resto posso dire, ecco, in consulenza è importante parlare anche delle tempistiche, tener conto quanto tempo avrà bisogno l'acconciatore, a che ora effettivamente vuoi essere pronta. Sono tutti elementi che ci permettono poi di stabilire un orario comodo, che ovviamente non deve essere troppo anticipato rispetto alla tabella di marcia, perché anche quello poi è un problema al contrario, no? Se trucchiamo la sposa troppo tempo prima, poi arriva il momento del tanto che non ha le foto del trucco, perché se quando arriva il fotografo l'abbiamo già finita di truccare, vengono a mancare quei momenti. E in secondo luogo arriva già stanca al momento di uscire, perché comunque si è preparata prima, e una volta che è pronta, vestita, si crea un'attenzione fino al momento di uscire di casa, che comunque può mettere a dura prova. Per cui ecco, importante, ecco, nel rispetto di tutte le professionalità che girano intorno a quel momento, prevedere i tempi in maniera tale da essere sereni e tranquilli anche per godere di quel momento, per fare in modo che la sposa possa godere. Mi è capitato una volta la sposa che aveva molto stress intorno e mi ha detto: io non riesco a godermi il momento. E ho visto che insomma era un problema dato anche dall'eccessiva frenesia che le si era creata intorno, e non è giusto, insomma, un momento che va vissuto con la dovuta emozione e tranquillità. Infatti io dico sempre alle mie spose, dico sempre, perché siccome in passato mi è successo più di una volta di arrivare a casa della sposa, e siccome è una cosa talmente personale, chi avere in casa o chi avere comunque dove ti prepari, che è una di quelle cose su cui agli inizi della mia carriera, diciamo così, non intervenivo mai. Poi 1, 2, 10 volte mi rendevo conto che arrivavo a casa della sposa, quando lei mi vedeva mi guardava tipo angelo sceso dal cielo, mi guardava e mi diceva: sbatti fuori tutti.
E quindi la signora Rottermeier prende e butta fuori tutti. E quindi mi sono resa conto che in realtà è un punto che adesso con le mie sposa in consulenza sottolineo particolarmente, decidere chi avere durante la preparazione. Oppure vuoi anche un sacco di persone, se io ricordo abbiamo fatto un matrimonio con Francesco, avevamo un matrimonio, erano 400 invitati, quindi chiaro è che il buffet a casa della sposa era una cosa abbastanza importante. Però è stato delineato all'inizio dove erano i paletti, cioè questa è la parte oltre cui nessuno può andare, la sposa si sta preparando, possono passare tre persone, basta, perché sennò diventa quella cosa giustamente caotica del tutti avanti e indietro e per qualunque cosa non si sa perché in quel momento tutti chiedono alla sposa, oltretutto, cioè, quando andrebbe lasciata in pace tutti chiedono a lei, quindi poverina viene massacrata di informazioni. E quindi sì, questo porta molto stress, assolutamente. A proposito delle tempistiche, volevo anche in questo momento, visto che ci siete entrambi, parlare, soprattutto Daniela, anche di quello che sono gli invitati, che comunque poi si devono truccare, si devono pettinare. Io poi faccio, a me questa cosa per me molto, mi tocca molto sul vivo, perché faccio tantissimi matrimoni di persone che o vengono da fuori e quindi sono persone non originarie del luogo, oppure sono persone che si tornano a sposare nel loro luogo d'origine ma in realtà vivono da un'altra parte, quindi hanno anche necessità di queste orde di invitati che arrivano, non hanno un punto di punto di riferimento e quindi si devono truccare in 20, pettinare in 20 e magari non era stato calcolato, nonostante l'avessi richiesto, poi c'è sempre qualcuno all'ultimo minuto che ma me lo fai, me lo metti il farda, ma mi rifai questo, ma mi rifai quello, e insomma, quindi Daniela, spiegaci come si gestiscono sì, i dati. Diciamo che, ma solo un po' di farda, però non ci si rende conto che non è poi così semplice, no? O meglio, non è proprio così, perché poi comunque un trucco fatto bene richiede comunque il suo tempo. Per cui sicuramente in fase di consulenza è importante chiedere se ci saranno altri ospiti, altre signore che desiderano essere truccate. Se c'è solo la mamma, molto spesso insomma il trucco è richiesto per la sposa e per la mamma, è abbastanza semplice il coordinamento, perché è possibile che mentre l'acconciatore prepara appunto i capelli alla sposa, ci si dedica al trucco della mamma e poi appunto ci si scambia. Se però ci sono altre persone, sconsiglio solitamente di avere un unico professionista che si occupa del trucco, perché o si dovrebbe cominciare molto tempo prima a truccare le altre persone, fermo restando che la sposa è sempre l'ultima che deve essere truccata, perché la sposa deve avere diciamo il suo tempo e lo deve avere nel rispetto appunto della tempistica prestabilita. Quindi se ci sono altri ospiti dovrebbero essere truccati prima, però anticipare eccessivamente i tempi non è mai opportuno, perché il trucco comunque non rimane fresco come appena fatto, perché comunque se devono magari mangiare qualcosina perché il matrimonio è di pomeriggio, poi comunque c'è il problema di rimettere il rossetto, per cui ecco, in fase di consulenza è importante sapere quante persone avranno necessità del trucco ed eventualmente avere comunque una collega, uno o due colleghi. Una volta mi ricordo abbiamo fatto un matrimonio, proprio era un matrimonio di una famiglia che veniva da fuori e quindi abbiamo fatto il servizio trucco e parrucco in albergo. E loro erano tante, quindi siamo andate in quattro truccatrici, perché avevamo tante signore da truccare. Quindi siamo riuscite ad arrivare comunque nell'orario in cui saremmo arrivate solo per la sposa. Erano tutte preparate in maniera tranquilla e serena contemporaneamente ed erano tutte pronte all'ora che dovevano essere pronte. Fantastico. Quindi questo sì, immaginare che sia necessario avere un aiuto non per noi truccatori, non pensare di fare tutto da solo, no, perché significherebbe innanzitutto per chi lavorare sotto stress e non è possibile, è un qualcosa che al contrario verrebbe trasferito, no? Il fatto di dover lavorare in fretta per riuscire a fare tante persone e
sarebbe negativo comunque per il clima che deve invece doverosamente esserci, e significherebbe anche faticare molto, per cui è un momento importante, va goduto, prevedere ecco un aiuto. Assolutamente. Quindi sposa, ricordatelo, sei sempre l'ultima, e non mi stancherò mai di ripeterlo. Sei la prima donna quel giorno, ma sei l'ultima che si deve preparare. Esatto. Ok, perfetto. Domanda che mi viene sempre fatta da tutte le spose. Ma prima il trucco, prima il parrucco? Allora, siccome ci sono un sacco di scuole di pensiero da questo punto di vista, ce lo facciamo dire giustamente da chi fa questa professione, io a me quando fanno questa domanda personalmente rispondo: dipende, perché non è che c'è una legge universale che dice che si fa in un determinato modo. Credo che mille possano essere le variabili, giusto Dani? Giusto. Diciamo che qua, anche a me ovviamente lo chiedono sempre, a che ora devo dire alla parrucchiera. Allora, io consiglio sempre l'arrivo contemporaneo dei due professionisti, in modo tale che si è comunque presenti nello stesso tempo e si è pronti ad eventuali cambiamenti nel ruolo, nell'alternanza del ruolo. Personalmente consiglio di iniziare prima il parrucco, ma per un motivo molto semplice: per tutte quelle acconciature che richiedono il fono, ovviamente attorno al viso si genera dell'aria calda che, soprattutto se siamo in estate, ovviamente non è favorevole al mantenimento del trucco se è già stato fatto. Per cui io consiglio: prima si imposta l'acconciatura, dopodiché ovviamente, avendo il parrucchiere, l'acconciatore, si chiede di spostare, se ci sono dei capelli sul viso, di spostare i capelli per consentire il trucco. Quindi si fa il trucco e poi al termine del trucco si rifinisce l'acconciatura e si ritocca il trucco. Io consiglio sempre un'altra cosa: la presenza del professionista, quindi sia dell'acconciatore che del truccatore, deve essere fino a che la sposa esce di casa. Quindi è importante seguire la sposa dal primo all'ultimo momento. Io di solito esco con la mamma che chiude la porta di casa, insomma, sono l'ultima ad uscire insieme alla conciatrice. E questo è per evitare. Questo per evitare. Perché questo lo so che a te molto questa cosa ti tocca proprio. Ma guarda, basta pensare alla storia che raccontavo prima delle scarpe, insomma. O hai cercato di chiudere, o quanti veli hai messo? No, vabbè, tanti. Quanti bottoncini? Troppi. Ma allora, in realtà il mondo, diciamo, della chiusura dell'abito, quello purtroppo, volente o nolente, ho dovuto imparare, anche se sono nuovo, insomma, ho dovuto acquisire almeno quelle due o tre nozioni di base per poter aiutare delle persone in difficoltà, che effettivamente spessissimo mi è capitato nel momento effettivo della chiusura poi non sapevano cosa fare, insomma, un po' per l'emozione, un po' per il fatto che comunque un abito da sposa, insomma, la sua complessità, più e più volte, insomma, mi sono ritrovato a dare dei piccoli consigli. Poi, dovendo fare le foto, diciamo che davo le indicazioni, poi fisicamente non lo facevo io, sia perché comunque non mi reputo in grado, e sia perché comunque avevo altro da fare in quel momento, diciamo. Comunque sì, è fondamentale che tutti i professionisti che si occupano della sposa, quindi la truccatrice, la parrucchiera, il parrucchiere, chi si occupa di vestire la sposa, di questo qui ne parleremo sabato, però fondamentale è la parte della vestizione della sposa, che spesso viene data in mano comunque, nel momento in cui non c'è un professionista che se ne occupa, viene dato in mano a una persona comunque a cui si è legati, quindi spesso lo fa la mamma piuttosto che lo può fare la sorella, queste cose qua. Però queste persone non sono state educate a farlo, passatemi il termine educate, però nel senso non hanno idea da dove partire, cioè vestire una sposa non è cosa banale, ci sono dei passaggi da seguire, e quindi ci si trova tutti a fare tutto
e diventa un po' io, per esempio, ce l'ho a morte con i fiori all'occhiello, occhiello nei taschini, cioè io proprio da wedding planner ho una roba che mi ammazza, cioè quando li vedo, ma mi rendo conto che nel momento in cui non viene spiegato non è colpa di nessuno, insomma, cioè ci va una preparazione a monte per fare in modo che queste cose non accadano, insomma, assolutamente. Allora, qualcuno ha qualche domanda? Vediamo se qualcuno ha qualche domanda da fare. Io la domanda che mi aveva scritto la mia sposa, che mi aveva detto, puoi chiedere in diretta a Trucco Parrucco? L'abbiamo fatto, ecco svelato come si fa. Volevo intanto sicuramente ringraziarvi entrambi per tutto questo. Condividerò ora sotto la diretta due link. In un link trovate una guida scritta da Francesco in cui parla proprio della location della sposa, quindi i sette segreti per appunto fare in modo che la location della preparazione della sposa non sia un ambiente ostile, come già abbiamo detto. E poi vi metterò un link dove potete invece prendere del materiale di Daniela. Se ci vuoi spiegare tu, Daniela, cosa trovano all'interno di questa guida, grazie comunque per condividere con noi questi consigli. Allora, è una guida che tocca tre aspetti di cui abbiamo parlato anche in questa diretta. Il primo è come scegliere la truccatrice, perché uno dei problemi frequenti è che molto spesso la truccatrice di fiducia non si ha. Si ha magari l'acconciatore, il parrucchiere, si ha l'estetista, però non è che ci si fa truccare sempre per tutto, no? Quindi molto spesso mi è capitato di avere tantissime spose che era la prima volta che si facevano truccare. Quindi come scegliere la truccatrice? Se non si conosce nessuno, un po' si va per passaparola, un po' ci si deve fidare. Quindi ecco, do alcuni consigli su come poter orientarsi in questa scelta, in modo tale che la scelta non sia semplicemente un nome trovato su internet che magari attira per il prezzo più conveniente piuttosto che per la vicinanza dello studio all'abitazione della sposa. Il secondo aspetto è invece dedicato alla prova trucco. Quanto tempo farla prima, come prepararsi alla prova, cosa aspettarsi dalla prova, sono tutte, diciamo, informazioni pratiche che possono comunque essere utili per capire un pochino a cosa si va incontro in questo percorso, da quando si prende il primo contatto con la futura truccatrice che curerà l'immagine e poi la prova effettiva in cui si definisce lo stile di trucco e l'immagine che si avrà il giorno del matrimonio. E poi l'ultimo aspetto invece è dedicato un po' all'argomento di cui si parlava prima, trucco sposa, aspettativa contro realtà, ovvero miti da sfatare e consapevolezza che si deve avere rispetto appunto a quello che si può ottenere o non si può ottenere dal trucco, evitando anche alcuni errori. Un esempio, ci sono delle appassionatissime di paillette, glitter, brillantini, che fanno molto festa, illuminano tantissimo, però poi a livello ecco, fotografico, penso che Francesco illuminano questo, anche troppo. Illuminano troppo, quindi ecco alcuni consigli. Ma quale effetto contro luce fra? Infatti, quei consigli su come evitare gli errori più comuni per quanto riguarda appunto le richieste trucco. E anche le aspettative che si possono avere riguardo all'immagine che si può ottenere quel giorno. Fantastico, assolutamente. Quindi vi ho appena messo il link per scaricare questi consigli utilissimi. Diciamo che oggi abbiamo affrontato di quelli che sono i passaggi della preparazione comunque della sposa. Domani affronteremo insieme a Riccardo la parte della restylist e dopodomani sabato parleremo di quello che è la vestizione poi della sposa e ricordando comunque di quanto la sinergia, lo so che dopo Daniela, Riccardo e quando incontrerete Barbara li vorrete tutti al vostro matrimonio, li vorrei anch'io perché mi fanno sentire serena, quello proprio detto come va detto.
e sicuramente scegliere i professionisti giusti vi dà la possibilità di avere quella che è poi una preparazione serena, senza stress, e essere belli in foto. Adesso passatemi il termine belli, lo so che la parola bello è soggettivo, però Francesco non mi picchiare, lo so. Francesco dopo sta diretta mi insulterà sicuro, perché è proprio tutto il mondo della fotografia. Vabbè, perdonami Francesco, sai che io sono un po' terra terra a volte, però sicuramente la serenità sul viso della sposa e delle persone che gli stanno intorno fa la differenza. Ma anche perché ecco, una cosa da ricordare sempre è che la serenità innanzitutto si legge poi nel viso e poi nelle foto esce fuori tutto se ciò non c'è. Però ecco, quello che non dovrebbe mai capitare è che sia proprio uno dei professionisti che dovrebbero contribuire a rendere quel giorno perfetto, siano invece fonte di disagio, di stress. Mi è capitato una volta una sposa in lacrime perché non riusciva ad accordarsi con l'acconciatore per l'orario, perché insomma perché poi lui doveva andare via. Ecco, sono tutte cose che non dovrebbero succedere. In quel giorno l'esigenza della sposa è al centro di tutto e la sua serenità deve essere la nostra principale preoccupazione, essendo anche in grado di capire che a volte un eccessivo essere ansiosi fa parte, insomma, di quello che è un evento, insomma, che non si vive proprio tutti i giorni, no? Per cui ecco, è importante capirlo questo, entrare in empatia per gestire questa cosa in maniera da essere sereni. La serenità è godere il momento, la serenità prima di tutto. Lavoriamo meglio anche noi poi alla fine, no? Se riusciamo comunque a mantenere questo equilibrio. Io credo che il giorno in cui tutti i professionisti si renderanno conto che collaborare invece che e metteranno la parte l'ego, passatemi il termine, perché siccome il mondo del matrimonio, io adesso questo è proprio un discorso da wedding plan, il mondo del matrimonio è una squadra, fatto da una squadra di persone. Se queste persone remano tutte dalla stessa parte e l'obiettivo comune è far star bene la sposa, fare in modo che lei si goda, cioè hai detto più volte, godersi il momento, che per me è fondamentale, che la sposa si goda e ognuno faccia il proprio lavoro, e soprattutto nel momento in cui l'imprevisto c'è e capita sempre, tutti fanno in modo che questa cosa di spalleggiarsi l'un con l'altro per fare in modo che questa cosa si risolva, sicuramente noi lavoreremo molto meglio, ma ne va dei nostri clienti, ne va di quello che amiamo fare. A proposito di questo, insomma, giustamente tu tiravi fuori quell'episodio, a me è successo di ricevere una chiamata dalla sposa il giorno del matrimonio, impazzita perché il bouquet che aveva in mano non le piaceva, quando era stato chiaramente concordato a monte tutto quanto, e poi scopro, perché uno dei miei fornitori era lì in quel momento, una delle persone che si occupava della preparazione mi chiama in quel momento dicendomi che era la parrucchiera, l'unico fornitore esterno, diciamo così, la mia cerchia, gli stava dicendo che era brutto perché a lei non piaceva. E quindi la parrucchiera ha montato su questo gigantesco momento di stress enorme, tale per cui sembra una cavolata, ma 5 persone sono dovute impazzire per fare in modo che quel bouquet alla fine risultasse come piaceva alla parrucchiera, non alla sposa. Perché finché la parrucchiera non ha detto che quel bouquet andava bene, alla sposa non ha detto ok, semplicemente perché era la sua parrucchiera storica e si fidava. Ma poi mai, io dico, una parrucchiera parlare di fiori, ma così come un fotografo parlare di trucco, così come un ristoratore parlare di palloncini, insomma. E soprattutto diamoci una mano a fare in modo che la sposa sia serena invece che instillargli cose così giusto per, insomma. Anche di fronte ad imprevisti che non si possono controllare, come per esempio in un'altra occasione una valle di lacrime, perché purtroppo era luglio. Fantastico, la valle di lacrime. Era luglio e il matrimonio era stato programmato nel giardino di famiglia. E non potete immaginare quanta acqua è scesa, quanta pioggia. C'erano rivoli di fango dalla pioggia che si era creata, c'era tantissima pioggia, c'erano rivoli di fango fuori
e ho in mente questa scena della sposa che la stavo truccando, si è affacciata alla finestra, ha visto il fango e ha cominciato a piangere a dirotto, perché sì, c'era il piano B con delle strutture che andavano montate, però chiaramente tutta la preparazione del giardino che era stata fatta era andata letteralmente sotto acqua, quindi questo... Chiaramente lì cosa si deve fare? Si deve mantenere la calma, respirare, avere pazienza, cercare di nemmeno sdrammatizzare eccessivamente, perché poi sappiamo che le sensazioni sono personali, no? Anche il modo di viverle, però sicuramente ecco, non aggiungere anche la nostra ansia e cercare, ecco, di risolvere la situazione, tra cui il fondo sciolto per tutte le lacrime, insomma. Quindi ecco, questo è importante. È sempre sì, in generale, in generale è quella, la collaborazione, la sinergia che a mio avviso ci deve essere tra, tra gli operatori che sono coinvolti nella preparazione, poi fondamentalmente deve avere sempre lo stesso obiettivo. Ho paura di ripetermi, però credo che sia molto importante, quindi lo ripeterò. L'obiettivo di quel momento è far sì che comunque in quelle tre ore, diciamo, di preparazione, insomma, fili tutto quanto meno per il verso più giusto possibile, che non vuol dire non avere imprevisti, che normalmente accadono, ma vuol dire avere la capacità di saperli gestire. Ecco, questo credo che se le spose usassero questo come metro anche di valutazione, insomma, del professionista, sicuramente poi il giorno del matrimonio questo incide in maniera molto molto positiva, perché le problematiche capitano sempre, è inutile nascondersi. Allo stesso tempo, almeno nell'esperienza che ho accumulato in tutti questi anni, una soluzione la si trova, cioè c'è sempre la possibilità di trovare una soluzione. È chiaro è che se il fotografo o la truccatrice in primis sono agitati perché le cose non vanno secondo il loro ideale, e trasmettono questa agitazione a tutte le altre persone, alla soluzione non ci si arriva mai. Benissimo. Allora, grazie mille, grazie davvero a tutti. Grazie. A tutti, grazie Daniela, davvero, di tutto il tuo sapere. Grazie Daniela, grazie Alex, mille. Grazie Francesco. E un abbraccio grande. E, ti saluto Daniela e ti auguro una buona serata. Ciao. Ciao, ciao Daniela, ciao. Grazie ancora. Bene. Siamo benissimo al termine di questa prima diretta di tre. Vi ricordo che domani affrontiamo insieme a Riccardo, che fa questa cosa con l'acconciatura fantastica che si chiama metodo 3D. Poi domani scopriamo anche insieme come funziona, a parte lo scoprire insieme anche come dal punto di vista dell'hairstylist è importante gestire la preparazione della sposa. E grazie Francesco sempre per avermi permesso di fare un'ora. Grazie a te. Era un grazie. Po' preoccupata, mi piace un sacco, quindi prenderò possesso della piattaforma Adesso Amore. Va bene, sempre la benvenuta. L'unica cosa che volevo aggiungere è che l'orario, domani stessa ora, ore 18, saremo... Dobbiamo ah no, 18 e 15, 18 e 15. Domani 18 e 15, non 18, chiediamo scusa se fino adesso abbiamo detto le 18, ma domani per... un piccolo accavallarsi di cose, cominceremo alle 18:15, ma comunque saremo qui. Domani ore 18:15 con Riccardo affronteremo un altro step altrettanto importante della preparazione, e cioè tutto quello che ruota intorno all'acconciatura e al rapporto, insomma al delicato equilibrio, così come fotografo e truccatore o truccatrice, delicato equilibrio che ci deve essere tra foto e hairstylist. In mezzo, insomma, alla fine non te lo vogliono dire loro, ma... Ovvio, ovvio, ma io sono tipo prezzemolo, sempre, sempre. Vi ricordo qua sotto, poi nei commenti trovate il link per scaricare la guida di Daniela e il link per scaricare la guida di Adesso Amore Photography, in cui c'è un po' anche il mio zampino, dai, diciamolo, per quello mi piace un po' questa guida. Grazie a tutti. È vero. Grazie, 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 grazie a tutti. E a domani. Ciao, a domani. Ciao. Ciao.